Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi l'ultimo kit digitale che ho creato e che trovate nel mio negozio online su Etsy Creations Candida. E nella descrizione del video, come al solito, vi lascerò tutti i link. Ho fatto già delle cosine per farvi vedere come ho cominciato ad utilizzare questo kit, perché poi ho in previsione di fare qualcos'altro, diciamo le cose ve le faccio vedere poi dopo. Adesso intanto vi presento le carte. Questa volta ho deciso di fare una cosa diversa, visto che mi sono resa conto che a volte e le carte sviluppate in orizzontale non vanno bene, perché magari serve della carta un po' più alta per ricoprire delle copertine piuttosto che delle pagine per fare delle cose. In questo kit ho voluto fare una cosa diversa, cioè ogni pagina con la sua decorazione l'ho sviluppata sia in maniera orizzontale che verticale. Quindi vedete in questo caso che abbiamo tutte e due le versioni, perché in questo modo, se noi volessimo rivestire una pagina un po' più alta, possiamo farlo. Invece in questo modo abbiamo quest'altezza massima, invece nella parte verticale abbiamo più spazio. E quindi ho voluto fare questa cosa proprio perché mi sono resa conto io stessa lavorando che a volte c'è questa necessità. Quindi di ogni pagina ho fatto sia versione verticale che versione orizzontale. Quindi questa è la prima pagina decorata. Qui abbiamo la seconda. L'avvicino un po' così la vedete meglio. Chiaramente anche questa in versione orizzontale e verticale. Poi abbiamo questa pagina con le ortensie. Come vedete, questo kit è decisamente più chiaro degli altri due kit, degli ultimi due kit che avevo fatto, perché mi piaceva l'idea, visto che siamo in estate, di creare un qualcosa di un pochino più luminoso. Quindi versione verticale e versione orizzontale. E questo è l'ultimo foglio decorato, un po' più sul rosa, dove abbiamo versione orizzontale e versione verticale. Sono anche le scritte, quindi giustamente non si possono utilizzare girare i fogli, altrimenti le scritte verrebbero al contrario. Invece in questo modo avete sempre le scritte girate nel verso giusto. Dopodiché abbiamo delle carte più neutre, quindi senza i fiori. In questo caso ho messo le scritte, quindi abbiamo una versione sia orizzontale che verticale. Invece nel caso del foglio, diciamo un po' più abbinato con le decorazioni rosa, ne ho fatta solo una, perché non avendo messo le scritte non c'è nessun problema a girare la carta in questo modo. Dopodiché abbiamo un foglio con le due carte neutre e un foglio ho fatto con le quattro carte decorate che si possono utilizzare per esempio per fare delle tasche. Sono già pronte perché sono più piccole, oppure con dei disegni più piccoli per fare quello che vi viene in mente. Poi abbiamo un foglio con delle decorazioni da ritagliare, vi farò vedere come le usate io, vengono delle cose molto molto carine e quindi ho messo solo i fiori che sono, diciamo, più facili da ritagliare e che sono presenti nel kit, delle foglie e le farfalle, che mi piacciono sempre. E poi in questo kit non ho fatto dei fogli con le varie tag, le varie tasche che avevo fatto negli altri, ma ho voluto cambiare un po' e ho fatto praticamente delle scatolette che possono essere utilizzate come bomboniere per contenere qualcosa, per fare dei regalini. Poi vi faccio vedere, ne ho realizzata una. E quindi ho fatto delle scatolette che basta veramente ritagliare, segnare dove ci sono le pieghe che ho, vedete, evidenziato con del tratteggio. Quindi facciamo prima le pieghe, poi ritagliamo,
e basta chiudere il tutto per realizzare una scatoletta veramente carina. E poi ho ancora solo messo dei cuoricini, vedete, decorati, che possono servire per decorare la scatoletta come ho fatto io, vi farò vedere, oppure per mettere in altri dove preferite. E in questo caso ho fatto sia la versione decorata che la versione neutra, da poter decorare come volete, sia con i disegnini più sul verdino, sul bianco, che quello sul rosa. E quindi questo è diciamo, una cosa un po' diversa per creare un oggetto un pochino diverso. Non ho voluto fare altre cose. E dopodiché, adesso stavo valutando, probabilmente farò un kit che si abbina a questo, quindi magari con gli stessi fiori, dove farò solo ed esclusivamente etichette, libricini e magari quello che mi viene in mente. Adesso poi non l'ho ancora pensato, ma pensavo di fare qualcosa del genere. Adesso vi faccio vedere quello che io ho già fatto con le mie carte, così per darvi un'idea di come si possono utilizzare e di quello che è l'effetto finale. Allora, come prima cosa vi faccio vedere la scatoletta che ho ritagliato, incollato e che poi ho, vedete, decorato con un cuoricino sul quale, per esempio, dietro si possono scrivere delle iniziali. E questa l'ho semplicemente chiusa con del nastro e ho attaccato con una graffettina il mio cuoricino alla scatoletta. E questo è il risultato finale. Vi assicuro che sono semplicissime da fare e sono molto molto carine. E chiaramente in questo caso nello specifico ho utilizzato la decorazione verde-azzurra con i fiori bianchi. Poi ho fatto, questo particolare, quello che ho fatto lo potete comunque trovare sul mio canale YouTube. No, ho voluto fare delle cose di cui già esiste il tutorial, così almeno vi faccio vedere delle cose che se volete potete comunque realizzare. Questa nello specifico è praticamente il tutorial, poi lascerò tutti i link nella descrizione come al solito, è il tutorial del riciclo della scatola dell'Anespresso delle cialde del caffè. Allora, in questo caso vi faccio vedere il particolare. Allora, guardate la farfalla, che carina. Questo praticamente non è nient'altro che il risultato del aver ritagliato le tre farfalle, perché le tre farfalle hanno delle dimensioni che vanno a scalare. Quindi nel momento in cui voi, di tutti e due i modelli di farfalla, nel momento in cui voi andate a sovrapporre, avrete questo effetto, che vi assicuro che è molto molto carino. Tra l'altro questo kit secondo me si presta tantissimo all'utilizzo degli strass, perché comunque essendo molto chiaro, luminoso, che a me piacciono tanto, e quindi in questo caso vedrete mi sono un po' sbizzarrita. E quindi ho utilizzato in questo caso della semplice carta e dove ho realizzato questa farfalla, poi ho messo solo della garzina. E questa tag che ho fatto ritagliando della carta praticamente, esattamente quella che mi era rimasta dal foderare la scatoletta dell'Anespresso per le cialde del caffè. Vedete, l'ho semplicemente decorata poi con due strass che richiamano quelli della farfalla, e qua ho utilizzato anche in questo caso per fermare il pizzo uno dei fiori che ci sono su questo foglio, esattamente quello più piccolo, che ho ancora tagliato più piccolo, l'ho ridotto ed ho ottenuto questo risultato, che direi che non è niente male. Queste cose penso che poi le utilizzerò, perché nella mia mente c'è già l'idea di creare un album con queste carte, che secondo me viene qualcosa di carino, quindi penso che lo farò. Dopodiché ho fatto un semplice libricino, e questo nei vari miei, nelle Midori, insomma in diversi video trovate come farli, ma non sono niente di complicato. Ecco, in questo caso cosa ho fatto? Allora, qua ho utilizzato solo una delle tre farfalle dell'altro tipo, dove guardate con lo strass rosso che bello l'effetto. E anche qui ho messo solo uno strass al centro dell'orologio. Invece, per fare i fiori, li ho fatti in tutti e due i modi per farvi vedere. Allora, questo è un fiore che ho utilizzato ritagliando praticamente
4 di questi fiori bianchi senza la foglia. Ho ritagliato i fiori, li ho stropicciati, ma magari vi farò vedere in uno dei prossimi tutorial che farò con le carte, magari come realizzarlo. E poi qui ho incollato un tipo di fogliame in modo che restasse così un po' in rilievo. Ora vi faccio vedere l'interno, tolgo la mia chiusura fatta col pizzo. Ho realizzato, vedete, un libricino fatto con dei semplici fogli bianchi della carta da fotocopiatrice. Il centro l'ho chiusa con una tag piccolina fatta sempre con la carta e ho creato questo libricino. L'ultima cosa che ho realizzato è anche questa, la trovate sul mio canale e vi lascio il link nella descrizione, ed è questa cartellina con una tasca estendibile. E qui cosa ho fatto? Allora, ho utilizzato questi sono, vi faccio vedere i due cuoricini, vedete che ho attaccato e unito qui al mio semplice fiocchettino di pizzo, che è un abbellimento semplicissimo e carinissimo. Questa è la mia tasca, vedete, estendibile perché c'è la piega qua sui laterali. Questo è il secondo fiore che ho realizzato ritagliando l'altra versione dei fiori. Ho tagliato due grandi e due piccoli e il risultato è questo. Guardate che bello. All'interno ho messo dei pallini dorati per arricchirlo un po', un fiocchettino. E poi ho fatto, perché questa cartellina ha due tag, se andate poi a vedere il tutorial su come realizzarla, dove ce n'è una un po' più stretta e una un po' più larga perché ha i laterali estendibili. Quindi in questo caso ho fatto questo. Ho usato una farfalla con i soliti strass che danno tantissima luce, con della garza, e poi all'interno ho utilizzato di nuovo, ho ritagliato un fiore con del fogliame per decorare e qua ho strappato ed incollato un pezzo di carta righe per poter scrivere qualche particolare. E quindi ho fatto questo particolare da inserire nella mia prima tasca, mentre nella seconda tasca ho messo giusto così i miei cuoricini. Queste sono solo così delle idee, delle prime cose che ho cominciato a fare con questo kit. Spero che vi piaccia il kit soprattutto. Lasciatemi i commenti perché sono curiosa di sentire le vostre opinioni. E spero che vi piaccia anche come ho cominciato ad utilizzarli per cominciare a creare qualcosa. Come sempre, se avete qualsiasi tipo di dubbio o di domande, scrivetemi e risponderò più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione, ciao ciao!